Parliamo anche con Mister Esgro della sconfitta con il Brusaporto, insomma una partita che ha iniziato meglio gli avversari, voi avete fatto qualcosa di più nel secondo tempo? Sì, direi che il primo tempo non abbiamo fatto bene come il secondo, hanno fatto un gran gol perché hanno messo una palla molto, molto bella dalla parte sinistra loro e poi il loro attaccante ha fatto un gran gol. Poi il secondo tempo abbiamo giocato bene, il loro portiere ha fatto tre parate incredibili, non so se è stata sia bravura ma anche meno bravura del nostro centravanti, perché a un metro dalla porta non si possono sbagliare due gol, però dai, va bene, la partita secondo me era più giusto pareggio. A che punto sono i lavori, come hai visto in generale questo primo mese di lavoro la tua squadra? Abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto per 15 giorni doppi, tutti doppi, quindi erano carichi di lavoro, però ecco, il campionato è alle porte e quindi per il campionato siamo pronti. Cosa ti preoccupa di più in questo momento? Qualche sbavatura difensiva oppure, come hai detto, come hai accennato, insomma, in attacco non siete stati molto cinici? Non mi preoccupa niente, dobbiamo fare un campionato non come l'anno scorso perché dobbiamo salvarci, quindi che sia chiaro, quest'anno c'è da soffrire, le squadre sono tutte agguerrite, quindi cercheremo di salvarci il prima possibile. Il girone B è notoriamente uno dei più difficili, se non il più difficile di Serie D. Cosa ne pensi dell'avversario? Insomma, cosa farà l'Atletico? Beh, ripeto, noi dobbiamo. Il girone è tosto. Sono i milanesi e bergamasche, si sa, è sempre stato. Si sa che questo girone qua è quello più duro. Però ecco, noi penso che insieme altre 7-8 squadre lotteremo per salvarci. Poi si vedrà all'ultimo.